come sindaco della città di Ortona, ti affido le chiavi che aprono il portello dell'urna, dove è custodito il busto d'argento di San Tommaso Apostolo. Ripeto così un arcano rito simbolico che risale al lontano 1475. La sfilata delle chiavi d'argento rappresenta il momento più suggestivo ed atteso dei festeggiamenti in onore di San Tommaso Apostolo ad Ortona, tornati dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia. La dama protagonista del corteo Tradizione Secolare quest'anno è Donatella Di Pietro, docente di matematica, madre di 3 figli e nonna. Il corteo storico, con la presenza di oltre 400 figuranti, è partito dal Teatro Tosti per attraversare la città con sbandieratori, musici e rappresentanze di diversi gruppi storici, autorità civili e religiose. È il perdono della ripartenza, ha detto il sindaco Leo Castiglione. Un momento storico della città con il corteo storico delle chiavi e con tanta voglia di tornare alle tradizioni, allo stare insieme, e questo è importante. Dopo 2 anni di sospensione, di stand-by, finalmente c'è anche il corteo della ripartenza, e questo evento del 2022 è all'insegna della ripartenza della nostra comunità. Felice ed emozionata, la dama delle chiavi, Donatella Di Pietro. Ho una grande emozione, l'orgoglio di rappresentare la mia città e la gioia di giocare alla dama per una volta nella mia vita. Quindi una rinascita, mamma, nonna, moglie, e quindi con gioia infinita rappresento tutte queste categorie della mia città. Una rinascita per Ortona. Nel corteo anche 2 dame speciali, una dama russa che vive ad Ortona ed una ucraina arrivata da pochi giorni, hanno sfilato una accanto all'altra come simbolo di pace. Il corteo, dopo aver attraversato la città, è arrivato in piazza San Tommaso dinanzi alla chiesa, dove ad accogliere la dama c'era il parroco e dall'interno l'arcivescovo Monsignor Emidio Cipollone, al quale la dama ha consegnato le chiavi che, insieme a quelle conservate dall'autorità ecclesiastica, consentono di aprire la teca, dove è conservato il sacro busto dell'apostolo Tommaso, che viene esposto ai fedeli, e l'arcivescovo ha promulgato l'indulgenza plenaria.